Buonasera a tutti, bentornati al TG11. Sciopero a oltranza alla OMV Ventura di Lesmo. L'azienda leader nella produzione di tubi è al centro di un polverone che vede tutte le maestranze in lotta contro la decisione della dirigenza di procedere a tre licenziamenti. I lavoratori sono in sciopero, che è stato deciso di protrarre ad oltranza, almeno fino a quando l'azienda non tornerà sui suoi passi e deciderà di aprire un tavolo di trattativa per utilizzare gli ammortizzatori sociali. La BASF, azienda produttrice di vernici per auto, ha annunciato la vendita o la chiusura del sito di Burago. La vendita è la soluzione preferita. Azioni concrete in questo senso sono già state avviate, tra cui il trasferimento della maggior parte delle funzioni legate alla commercializzazione dei prodotti presso il sito BASF di Cesano Maderno nel corso del 2010. E trasferimento delle attività produttive rimanenti ad altri siti europei con la conseguente cessazione di tutte le attività di Burago. A Burago lavorano attualmente 170 persone e di queste una cinquantina sono a rischio. È caduto dal tetto di un'azienda dell'Odigiano che stava cercando di derubare. Protagonista un seregnese di 36 anni, con numerosi precedenti penali alle spalle, che ha tentato un colpo alle aziende Sivam di Casal Pusterlengo, insieme ad un complice. Quando l'uomo è salito sul tetto, l'allarme è scattato. I carabinieri e le guardie del Libri si sono precipitate sul posto, provocando l'immediata fuga dei due rapinatori. Il seregnese però è scivolato ed è caduto a terra da un'altezza di 7 metri, picchiando violentemente la testa. Il complice invece è riuscito a scappare. Il ladro è stato soccorso e portato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Era esposto in una mostra organizzata dal comune di Chiari, in provincia di Brescia. Il dipinto Madonna Assunta, realizzato alla fine del Cinquecento da Pietro Marone, trafugato dal santuario della Madonna di Riosè col 27 settembre 1994, è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico di Monza. Il dipinto, già restituito alla comunità, è stato riconosciuto dai fedeli, leggendo i giornali, dove era stata pubblicata una foto del quadro. L'opera ha un valore di circa 15.000 euro. Al momento non risultano persone denunciate. Infatti, sia il comune che ha organizzato la mostra, sia il privato che ha concesso il quadro erano in buona fede. Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 18 novembre. Su pianura oltre Po Pavese il cielo sarà molto nuvoloso per l'intera giornata, schiarite solo sull'area valtellinese. Precipitazioni assenti, salvo occasionale piovigine sui rilievi appenninici. Temperature minime e massime stazionarie, in pianura minime tra i 6 e i 9 gradi e massime tra i 10 e i 14 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento è per domani, una buona serata a tutti.